Andiamo subito in diretta a Napoli, iniziativa del Partito Democratico, dal sud con le donne ricostruiamo l'Italia, parla il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, sentiamo. Che il problema del lavoro delle donne è che le donne non erano istruite e non avevano gli stessi livelli di istruzione degli uomini. Ce l'abbiamo, le giovani donne hanno dimostrato facendo una straordinaria scommessa che studiano meglio, più in fretta e con migliori risultati degli uomini di questo paese. Ma se è così, come si ricongiunge lo straordinario sforzo che hanno fatto le giovani donne con un mercato del lavoro del nostro paese che si è collocato sempre di più in una pura logica di riduzione dei costi e non invece in una logica di qualità dello sviluppo e della crescita? Perché così si fa lavoro. E allora ci sono delle cose difficili, soprattutto in un'epoca in cui ci dicono che di risorse ce n'è molte poche, ma ci sono anche delle cose che si possono fare. La prima da cui partirei: e smettiamo di declinare infrastrutture solo al maschile e cominciamo a declinare infrastrutture come anche una straordinaria risposta a una vita possibile delle donne e delle lavoratrici di questo paese. Noi siamo uno strano paese che se dice servizi utili alle donne li considera una forma di regalia e di assistenza e non un'infrastruttura fondamentale del paese. È sempre certo che un'autostrada è più importante di un asilo o di una scuola funzionante? È sempre certo che è più importante un'autostrada che non innalzare l'obbligo scolastico a 18 anni e dare una prospettiva ai giovani e alle giovani di questo paese? Perché credo che lo straordinario sforzo che da tanti anni come donne stiamo facendo è quella di cambiare il linguaggio non solo per sessuarlo, ma anche per ridare alle parole un senso profondo che non è necessariamente quello che si è codificato nel tempo. Può anche cambiare. La seconda grande cosa che si può fare è provare a tornare nel 2012, dopo che la stagione che abbiamo da pochi mesi alle spalle ci ha riportato negli anni, ma forse 50, ma forse anche prima, e cioè ricominciare a parlare del fatto che fare un figlio non è una condanna, ma è uno straordinario risultato per tutta la società. E allora, ai tanti che si agitano in questa stagione sull'articolo 18, io vorrei dire che la prima grande norma antidiscriminatoria per il Paese è ripristinare la legge sulle dimissioni in bianco, perché questo vuol dire cominciare a dire a tutte le giovani donne che possono essere cittadine di questo Paese e anche in grado di decidere come programmano la loro vita. Non è difficile, c'è un Parlamento che l'approvò sulla base di una proposta trasversale delle donne praticamente all'unanimità, c'è stato un Parlamento che l'ha cancellata, questo stesso Parlamento è quello che oggi sostiene il governo del professor Monti. Io credo che però bisogna chiedere alle donne che stanno in quel Parlamento di riprovarci e di riprovarci per fare questa legge, per ridire una cosa che nel Mezzogiorno è fondamentale. Se si continua a dire che il lavoro può essere senza tutele, il Mezzogiorno sa già cosa vuol dire. Vuol dire tante barletta, non vuol dire avere una prospettiva di sviluppo. E allora noi abbiamo bisogno di dire che ci può essere un lavoro tutelato e che ovviamente per esserci un lavoro tutelato il lavoro bisogna cominciare a costruirlo, che ci sono delle tutele a partire da quella della maternità, che non solo guardano alla condizione attuale, ma guardano anche a quale prospettiva ci immaginiamo. Se si arretra così sulla maternità diventerà difficile parlare di paternità obbligatoria e invece abbiamo bisogno di parlarne per cambiare il modo in cui concretamente si lavora nei luoghi di lavoro e il pregiudizio che c'è sul lavoro delle donne, perché non è solo che noi facciamo le acrobate, è che poi in un'azienda si considera che una donna che lavora avrà sempre una parte della testa che è spostata sui suoi problemi familiari, che vuol dire che non conoscono la qualità del lavoro delle donne, ma vuol dire che c'è un fondamentale pregiudizio da rimuovere e per rimuoverlo bisogna fare delle cose che non sono la nostra colpevolizzazione, ma che sono la corresponsabilizzazione dell'altro e quindi la corresponsabilizzazione dei padri e delle imprese nell'idea che c'è la paternità obbligatoria. Io considero anche questa un'infrastruttura fondamentale, perché se non si fa questo, e lo dico in regioni in cui assolutamente
sempre complicato il tema. Torna, lo diceva poco fa Cecilia Guerra, torna l'idea dell'assistenza. La straordinaria rivoluzione compiuta nelle regioni meridionali è stata esattamente quella di parlare di sviluppo e di lavoro e non di parlare di assistenza e di fondi assistenziali per le persone. Riparlare di assistenza e dire al Mezzogiorno che deve tornare di nuovo indietro. E allora però bisogna parlare di lavoro, perché poi la concretezza purtroppo è quella dei numeri. È quella dei numeri della disoccupazione, è quella dei numeri delle donne inattive, è quella dei numeri delle giovani donne che scappano dal Mezzogiorno per costruirsi e trovare una prospettiva. Ma la concretezza è anche la logica per cui tanta clientela continua ad esserci e si riempiono magari le amministrazioni pubbliche di contratti che sono precari, non in ragione del funzionamento di quell'amministrazione, ma in ragione del mantenere un consenso politico. Noi vogliamo tornare alla trasparenza, e tornare alla trasparenza vuol dire che il lavoro è lavoro e come tale va tutelato, il resto non è lavoro, e che l'assistenza è una perdita di risorse, perché un servizio determina autonomia, responsabilità e possibilità di farcela. L'assistenza determina il rimanere in uno stato di servitù, e noi siamo contrari agli stati di servitù. E l'ultima cosa che vorrei dire, per non portare via troppo tempo: il 5, il 6, 7 marzo 3,5 milioni di lavoratori e di lavoratrici, soprattutto lavoratrici pubbliche della scuola e dell'istruzione, votano per l'RSU. È uno straordinario fatto democratico, ma è anche una straordinaria rivendicazione per il lavoro. Noi veniamo da 3 anni in cui è stato svillaneggiato il lavoro pubblico, in cui si è detto che le lavoratrici, in particolare i lavoratori pubblici, erano quelli che determinavano tutti i mali del paese. Esattamente come si è detto che welfare era costo e non sviluppo, si è detto che il lavoro pubblico era parassitario. Io credo che tutte noi dobbiamo domandarci, a partire proprio dalle donne, quante infermiere, quante maestre, quante insegnanti, quante lavoratrici ogni giorno garantiscono a questo Paese una tenuta sociale che le questioni economiche non tengono più. E allora il voto di queste lavoratrici e di questi lavoratori, io credo che dobbiamo viverlo come un voto per la democrazia, perché l'altra parte che guarda, bisognerebbe fare un lungo ragionamento, ma c'è nelle cose che voi dite, è che bisogna ricominciare a pensare che del lavoro si parla in termini di tutele di diritti generali, ma anche in termini di contrattazione nei luoghi di lavoro, impossibilità di riformare anche la pubblica amministrazione a partire dal coinvolgimento dei lavoratori, perché senza lavoratori e lavoratrici avremo tanti, ma alla fine avremo ciò che rischia di succedere, e cioè che il tetto sulle retribuzioni dei grandi dirigenti della pubblica amministrazione salta, mentre invece lavoratrici e lavoratori hanno rinunciato ormai da 4 anni al rinnovo del contratto nazionale. È qui che c'è un'idea di equità e di uguaglianza, e dobbiamo ridare senso alla parola uguaglianza. Io non ne ho paura. Non penso che uguaglianza voglia dire che le donne diventano uguali agli uomini. Penso che uguaglianza vuol dire avere le condizioni per sentirsi cittadine e cittadine. E penso che la diseguaglianza è il grande male che ci hanno fatto questi anni. E per essere però portatori di un'idea di uguaglianza bisogna avere una straordinaria idea di rispetto delle presenze e di rispetto delle opinioni. E allora io lo dico scusandomi, ma credo di poter dire che la mia organizzazione la norma antidiscriminatoria non l'ha inventata qualche giorno fa, l'ha inventata molti anni fa, e questo ha determinato innanzitutto per ogni uomo che dirigeva quell'organizzazione di domandarsi se il suo punto di vista era sufficiente o se invece ce ne voleva un altro. Quando si coglie il fatto che bisogna avere tanti punti di vista, e in particolare 2, per decidere come affrontare il mondo, forse le infrastrutture non saranno più solo le autostrade, ma saranno anche l'idea che l'istruzione fa ricchi di possibilità sociale i bambini invece di essere semplicemente un parcheggio faticoso. Grazie Susanna.